L'entusiasmo azzurro, la nostra qualità tecnica contro la fisicità della nazionale ungherese saranno questi due degli ingredienti principali di una partita che sta per cominciare. A battere rapidamente il calcio d'angolo con il traversone prolungato sul secondo palo, sotto misura, arriva la conclusione da parte del numero 9. Prova a muoversi tra le linee Pavan per cercare lo spazio per liberarsi. Severini va invece a combinare con Beccari. Ancora Severini, può allargare a sinistra all'indirizzo di Robustinelli. Uno contro uno con Lelovezza. Arriva al cross che attraversa tutta l'area di rigore. E sul secondo palo Fatner per il 2-0. Ancora una volta l'Italia a sfruttare meravigliosamente bene l'ampiezza, soprattutto sul settore di sinistra. Arriva il gol del raddoppio firmato da Elisa Fatner. Stavolta corner battuto corto con il traversone che non arriva a destinazione. Poi tentativo a spiovere, traversa clamorosa di Pavan. Traiettoria che arriva dalla bandierina, palla che gira, non riesce a tenerla ma si salva. E no, non si salva Gilardi, il pallone è entrato. E allora riduce le distanze l'Ungheria. Corelli attacca la profondità Fatner con l'Elo Arcangeli. Nogin scivolata e stavolta c'è calcio di rigore. Va Arcangeli, incrocia, spiazza il portiere ungherese Torok. L'Italia vola sul 3-1 e intravede i tre punti. Tocca il pallone verso Corelli. Italia vuol far trascorrere gli ultimi secondi sul cronometro prima di festeggiare la seconda vittoria consecutiva in questa seconda fase di qualificazione all'Europa Under 19.